tendenzialmente tutto il mercato vorrebbe andare in quella direzione. Tutto il mercato vorrebbe funzioni. Compro. Thank you.
studi dell'Università di Bari? Non è la parte nostra. Ah, okay. No, nulla bello. Scusate. Ma non ha contatto. Anche il nome da risultare. Tre parole chiave era sia di collegare il sito. Però i talenti. Su LinkedIn, ne farò un paio su Facebook, ti faccio, perché è un esercizio continuo, un esercizio di consapevolezza, un esercizio di precisione e soprattutto, parola importantissima, è un esercizio di vulnerabilità. Siate vulnerabili. Nessuna azienda non ha lati vulnerabili, nessuna azienda oggi forte non comunica la propria vulnerabilità, nessun professionista non comunica la propria vulnerabilità, è finita l'epoca delle aziende forti, capitemi quando dico questa cosa, è finita l'epoca delle aziende che noi siamo i leader, noi siamo i migliori, noi siamo i più fighi del mondo, perché la vulnerabilità aiuta a capire quali sono i tuoi punti di debolezza, ma quali sono soprattutto i tuoi punti di forza, perché spesso conosci meglio. Quindi raccontare essere infatti e il corpo mutato, essere sensazionali, e il corpo di Aspetta, ci vedi anche questa cosa? Sì.
Buongiorno, il massimo quanti chili può portare questo? Questo? 2 chili. Capito. Grazie. Controllo se funziona. Sembra che sia aggiornato però, eh? Ci conti? Sì, grazie. Comunque è una rivista molto bella. È un nostro lettore. Com'è? È un nostro lettore. Temporaneo. Me lo guardo in biblioteca. In biblioteca. Quindi risparmio. Dai, comunque fate bene. Grazie perché facciamo sono gratis. Capito, capito. Tanto che ci sono un braccetto. Dai, comunque dico l'editore lì che fa le cose molto fatte bene. E mi chiamo Conigliano e qualche volta gli mando qualche bagianata. Di nuovo dire. Auguri per la vostra pubblicazione. Cos'è un gioco questo? Cos'è un gioco? Cosa sarebbe questo? No, praticamente perché mi giro dalle aziende e gli facciamo vedere la
alle start-up che potrebbero essere interessati. Scusi, le start-up che? A cui potrebbero essere interessati. Ah, ho capito. Quindi c'è un'azienda anche food, li portiamo a vedere le food. È una bella trovata. Facci riconoscere. È una bella trovata. Io ho questa macchinetta qui, sto controllando se funziona. Ah, guarda, non penso di poterla aiutare. Hai ridere. Se succede qualcosa comunque. Arrivederci. Scusa, un piccolo aiuto, per l'uscita come si fa? Allora, l'uscita è quella. Ah, grazie. Prego. Così abbiamo fatto un esperimento di comunicazione con la blog di Sony, vediamo un po' quali sono i risultati. Saluto.